casa dello sport è il posto da cui noi ricominceremo a ricostruire Venezia. Cioè dobbiamo prendere i valori della cultura sportiva, di questo stanno imparando i ragazzini, e prenderli e metterli quei valori là a comandare il comune. Cioè praticamente noi non dobbiamo dire come valorizzeremo lo sport, che mi sembra quasi una cosa ovvia, visto la storia di noi, no? Se no ci perdiamo dietro troppo a farci complimenti. Qua il problema è che dobbiamo portare la cultura sportiva, cioè del merito, perché queste diventano le palestre del futuro, dei cittadini del futuro. Adesso basta soltanto che noi adulti rimettiamo in sesto la baracca. Ci vorranno 5 anni e la lasciamo a loro, perché loro, quando diventeranno grandi oggi, non hanno un lavoro. Non c'è. Oggi non c'è lavoro, loro emigreranno per forza, per cui stanno impegnandosi, fanno lo sport, fanno la scuola, i genitori si fanno un mazzo tanto, come vogliamo le cose, vogliamo una città che sia a misura di famiglia, per cui che i ragazzi possano vivere bene, le donne possono stare in giro per la strada e si viva anche di sera, come una città normale. La grande rivoluzione di questo posto è che deve diventare una città normale. Faticando si capisce che non è tutto facile, perché il lavoro si conquista giorno per giorno, cancellarlo ci si mette un attimo, ma costruire le cose ci fa con grande fatica. E chi è sportivo lo sa. E sa anche il valore del merito, cioè del dire bravo è una cosa importante. Loro non lo sanno, non sanno cos'è la gratitudine, non sanno cos'è l'evidenza, cioè evidenziare i nostri talenti. Qua nessuno ha mai neanche pensato di essere premiato alla Fenice. Qua ragazzi che si fanno il mazzo dalle scuole, arrivano a traguardi sportivi. Neanche grazie, niente, sempre soltanto tra di noi, in piccolo, ognuno le sue. Io ho detto addirittura nello sport dobbiamo arrivare a fare un voucher che diamo al bambino, cioè il voucher a ogni figlio, a ogni bambino. Quel voucher lo spendono, lo vogliono loro, trasversale, su un elenco di società sportive che il comune farà e che, diciamo, in qualche modo controllerà, abbiano i valori del talento, della meritocrazia, dello sport, dell'etica, ma in tale che il comune deve soltanto garantire che le regole siano le più trasparenti possibili. E a quel punto là poi le società verranno finanziate dalle famiglie stesse, cioè in base alla meritocrazia, ai risultati, a quanto riusciranno ad accontentare, insomma, il desiderio del cliente, gli obiettivi del cliente che è il cittadino.